Termina, anche se non per il calendario, la stagione estiva, quantomeno quelle delle partenze in massa e con queste degli abbandoni di animali, ed è tempo di bilanci per le associazioni animaliste. Tra queste, da anni ad Agrigento e provincia opera l'associazione Aronne. I volontari del centro dal 2002 hanno salvato dalla strada e dalla morte certa un numero incalcolabile di cani trovati abbandonati a loro stessi, ma a colpire di più la loro sensibilità e non solo, soprattutto le innumerevoli sevizie. Anni in cui sono stati sterilizzati diversi animali, salvate, diverse cucciolate, dati in adozione anche al nord Italia tantissimi esemplari, ma durante i quali molti altri, circa 150 ad oggi, sono rimasti nel rifugio dell'associazione. Una quarantina di cuccioli sono poi ospitati nelle case private dei volontari, che tengono con loro anche un numero elevato di gatti. Un'attività onerosa portata avanti con le sole forze economiche personali e l'aiuto di simpatizzanti su Facebook, una formula di autofinanziamento che però diventa sempre più difficile da reggere. Per sfamare 150 cani occorrono un quantitativo di 2.000 euro al mese di mangime, e poi se abbiamo i cani investiti, che qua continuando così ne abbiamo almeno uno al giorno, delle operazioni che vanno dalle 200 euro alle 1000 euro, perché comprese poi le cure mediche e la degenza, così ci roviniamo, siamo pieni di debiti, così non possiamo andare avanti, abbiamo veramente bisogno di aiuto. Da qui un'esplicita ma semplice richiesta avanzata all'amministrazione comunale. Io chiedo al comune di rinnovarci di nuovo questo progetto, perché siamo riusciti a sterilizzare un bel po' di cani e si vede, perché la città non è così piena di cani. Io l'appello è anche al nuovo assessore, insieme al sindaco, di sederci un po' a tavolino e discutere sui progetti che già abbiamo portato avanti, quindi comunque rinnovarci la fiducia e portare avanti la sterilizzazione. Tanta invece la rabbia per una situazione irrisolta a Favara, dove una quindicina di cagnolini sono nati e hanno vissuto in una discarica. Per le pessime condizioni, soprattutto di una di loro, i volontari hanno contattato l'amministrazione comunale guidata da Rosario Manganella, presentando il progetto di sterilizzazione che successo aveva già avuto nei comuni Agrigentino e Empedoclino. Una proposta che ad oggi non ha ancora ricevuto risposta. Sono stata in comune il 1° di agosto, quindi adesso sono passati ben 41 giorni, anzi 42 giorni, ma nonostante tutto il sindaco non si è più fatto sentire, nonostante i miei continui interventi. Forse lui ritiene il problema del randagismo un problema di secondo ordine. È un problema che può anche essere risolto da volontari che, come me, come tutti i volontari dell'associazione Aronne, quindi con i soldi delle proprie tasche e con le donazioni di gente di buon cuore, sottraendo tantissimo tempo alle proprie famiglie, al proprio lavoro, ai propri affetti, fanno gratuitamente quello che le istituzioni dovrebbero fare per dovere. Ma un appello viene indirizzato a tutta la cittadinanza sensibile all'abbandono e ancor di più ai maltrattamenti degli animali, contattando i profili su Facebook dell'associazione Aronne e personale di Jessica Vecchio. Con soli 5 euro si possono acquistare 5 scatolette di mancime, ma ad essere graditi sono anche farmaci, latte e coperte. Soprattutto il gesto più apprezzato sarebbe quello dell'adozione. Tra gli altri sono in attesa di trovare famiglie Laura, una volpina nera di 10 mesi, sana, giocherellona e affettuosa, insieme a lei Susi, cagnolina dal carattere docile, già svezzata e tanto bisognosa di affetto.